Amici del Cati Blog, Dark Souls 2 ovviamente è qui con noi, vi facciamo vedere un'area diversa, quindi una rapida carrellata. Da Majula siamo andati alla Foresta dei Giganti Caduti, vi ho fatto vedere i tre falò disponibili. Dobbiamo battere il persecutore, ma siamo troppo deboli, quindi facciamo un altro giretto per le vie, diciamo, di questo gigantesco paese. Allora, andiamo verso la chiesetta, che adesso non abbiamo ancora esplorato. Nel frattempo ho livellato minimamente il personaggio, gli ho comprato una spada un po' più performante, l'ho potenziata. Allora, facciamo vedere, questo meccanismo non funziona. Questo simbolo sarà poi più chiaro. Quindi scendiamo. Di qua, giusto. Abbastanza profondo, quindi si scende abbastanza. Qui c'è una cassa, non dimentichiamocene. Uno scudo, però il nostro è molto più potente. Qui c'è una chiusa. Giuro che la prima run ho girato mezz'ora e non l'ho vista questa leva. Quindi tiriamo la leva e si apre il tutto. Qui non possiamo andare, quindi via obbligata. Qui è tutto tranquillo, non ci sono mostre di sorta, a meno che io ricordi. Però facciamo comunque il giro. Raccogliamo quello che possiamo. Un'anima non morta. Intanto è arrivato Spike a trovarci. Vediamo se... No, non si vede sulla webcam, però Spike se... Il nostro amico Spike, piccolino, però non è facile giocare con te in braccio, quindi ciao. Quindi, torniamo alla chiusa. Tanto mio gatto sta facendo danni incredibili. Però, vi porto al primo falò, poi prendo una pausa. Tanto lo cacciamo via, poverino. Il falò è lì. E a fianco c'è uno un po' con la faccia cattiva. Io direi facciamo una. No, non facciamo una corsa perché ci ha visto, quindi. Però il pattern è abbastanza semplice. Adesso comincerà ad attaccare a caso noi alle spalle. Ecco, appena detto che era semplice. Mi sono preso una legnata in piena faccia. Meno male che ho alzato la stamina. Così posso parare. Fammi curare. Fammi curare! Liscio! Mamma mia! Si è suicidato, ha avuto paura! Grazie, grande, grande, grande! Anime regalate proprio! Ogni tanto capita di vedere queste scene. Eh? Accendiamo il falò. Questo è molto vicino a Majula, quindi molto comodo da raggiungere. Lo accendiamo. Così, se nel caso si muore, torniamo qui. Qui c'è un altro Cishun. Questo. Non me lo ricordo. Questo. A momenti mi ammazzo io questa volta. Anche lui fa tre colpi, quindi gli giriamo intorno. Ok, complice il mio scudo portentoso, una stamina bella alta, gli sto parando tutti i colpi. 2 e 3, ottimo l'equilibrio. Questo ha fatto malissimo e mi ha ammazzato. Va bene, intanto il primo falò ve l'ho fatto vedere. Stoppiamo qui, livello un attimino e ci vediamo dopo nel prossimo video.